noi abbiamo iniziato questo percorso della frazione della Traiana e la motivazione per cui l'avevamo fatto è quella di favorire e facilitare l'individuazione degli edifici da parte soprattutto dei mezzi di soccorso e da parte di chi consegna la corrispondenza. In realtà, strada facendo, fin dall'inizio ci siamo resi conto che si è trasformato in un viaggio all'interno del cuore delle nostre comunità, perché ogni frazione, siccome abbiamo condiviso con i cittadini l'intitolazione di vie e piazze, ha espresso quello che erano i loro desideri di intitolare per l'appunto i luoghi in cui vivono a persone che ne hanno segnato la storia. Oggi siamo qui alla Penna e sicuramente la persona più significativa che ha segnato non solo la vita di questa comunità ma anche quella dell'intero nostro comune è quella di Don Felice Francioni. Per l'appunto concludiamo questo momento nel parco Don Felice. Ricordavamo prima le mani screpolate di Don Felice che lo fanno contadino non solo di chi vive in campagna ma soprattutto contadino delle anime e del cuore. Queste vie che sono intitolate a tante persone significative, ne ricordo alcune come la giornalista Ilaria Alpi che ha sacrificato la sua vita, ha perso la sua vita purtroppo nell'esercizio appassionato della sua professione, così come le vie intitolate ai ciclisti che esprimono la passione di questa frazione e dell'intero territorio terranovese, disegnano un po' quello che è il volto della comunità. Rappresentano una memoria fissa, così come la via intitolata Don Felice Francioni che congiunge per l'appunto la chiesa con il circolo. Ecco, sta a tutti noi far sì che questa memoria fissa invece diventi, abbia un dinamismo del cuore e della testa, e per questo ringrazio la comunità della Penna che così come le altre comunità ha partecipato stamani in maniera appassionata. Ringrazio la combriccola di Don Felice, Don Enrico che stamani ci ha qui ospitato e tutti coloro che hanno collaborato e contribuito a questo momento, a cominciare dal nostro ufficio che ha predisposto le nuove toponomastiche laddove sono state realizzate nelle frazioni del nostro territorio.